Siamo ad Agrakas, l'antica Agrigento. Il primo che incontriamo nella parte alta dell'Acropoli è il Tempio di Giunone, databile intorno alla metà del V secolo a.C. Ha un basamento di 4 gradini su cui poggiano 6 colonne dal lato corto e 13 da quello lungo. Una cinta muraria di circa 12 km difendeva la città ed in questo tratto meridionale nel 2015 è stato allestito il Giardino dei Giusti del Mondo. Il secondo è il Tempio della Concordia, che stupisce per il suo stato di conservazione. All'interno è quasi integra la cella, forse grazie alla realizzazione delle arcate per la trasformazione in chiesa cristiana. Poggia su un basamento di 4 gradini ed il suo colonnato di ben 78 colonne è perfettamente integro. Siamo intanto giunti al Tempio di Ercole, il più antico di tutti. Risale infatti al VI secolo a.C. e purtroppo distrutto da un terremoto nel 1832. Nel 1923 furono eseguiti i lavori per rialzare 8 colonne del lato sud-ovest, oggi visibili. E per finire, quello che resta del Tempio di Zeus Olimpio del V secolo a.C. Si è fatta sera e un'atmosfera magica avvolge la valle nel passaggio dal giorno alla notte.